Capitolo 25. Vaccini sicuri e sperimentazione. La sfida alle malattie è una partita a scacchi. Anche qui esistono regole da seguire, controllate da esterni ai giocatori. Tra le varie pedine esistenti, i vaccini insegnano al nostro sistema immunitario a riconoscere un patogeno e attaccarlo quando si fa vivo. Un classico effetto collaterale del vaccino è la febbre, sintomo dell'attivazione immunitaria. Questa pedina, però, deve fare diversi passaggi prima di avanzare nel gioco. La sperimentazione serve infatti ad assicurare l'efficacia e la sicurezza di farmaci e vaccini prima di entrare sul mercato. Nella fase esplorativa, varie porzioni del patogeno vengono valutate come bersaglio del vaccino e poi, nella fase preclinica, vengono testate su animali di laboratorio o cellule in piastra. Questo riduce il numero di candidati, puntando sui più promettenti, che entrano nella fase clinica, ovvero il test su umani, prima volontari sani, per valutare la tossicità, poi su malati, per osservarne l'efficacia. Una volta superate queste fasi, si incrociano dati internazionali e nel mentre si aumenta la capacità produttiva. In questo modo possiamo quindi fare scacco matto al patogeno, controllando però ancora la pedina. La farmacovigilanza monitora i dati raccolti dopo che il farmaco è stato somministrato a tante persone, in modo da prepararlo alla prossima sfida.